è chiaro che arrivo persino al quinto rifiuto cambiando delle mosche e sto cercando però di stimolare un temolo che io vedo ma che in realtà non bolla neanche su insetti veri, e mentre accade questo sulla mia destra ne vedo uno invece che è vero mi sta un po' fuori mano perché sta un po' più avanti, però che facciamo? Insisto a convincere un temolo a salire sulla mia mosca che non bolla su quelli veri, e ne ho uno poco più avanti che mangia sfacciatamente, è come se mi chiama, e quindi da lì passetto per passetto vado a trovare la postazione giusta per questo temolo che invece la va a vedere. Va a vedere la mia mosca, però comunque non la prende. In ogni caso io sono sicuro di una cosa, non sono vicinissimo a lui, e il fatto che comunque lo faccio salire, anche se non la prende, mi dà la certezza che la linea l'ho azzeccata. Ho perfettamente ragione di credere che io abbia fatto tutto perfettamente bene, ma il temolo sale e rifiuta di nuovo. È una delle poche volte che do la colpa alla mosca. Vuoi che non stia mangiando? Per differenza di taglia o addirittura di insetto quello che io gli presento? Sono comunque costretto a fermarmi nell'azione di pesca perché viene disturbato anche questo temolo. Viene un attimo infastidito da questa situazione. Ne approfitto per cambiare mosca e mi rendo subito conto, sia da quello che vedo in acqua, quello che ho visto prima nello spostarmi, ci sono molte piante dalla parte di là. Cioè, a farla breve, io ritorno di solito sul terrestre a vedere il termine. Se gli arriva una formichina alata o comunque un insetto che non sia un'effimera, il temolo è sempre bello presente, bam, a non farsela sfuggire. È proprio per questo motivo che, avendo visto tutte queste cose, rifiuto di due betis che per me andavano bene, per lui no, ma vedo le formichine, questa è secondo me proprio la il massimo, cioè la scena bella, il confronto migliore tra pescatore e temolo, quindi proprio questo poter osservare il suo comportamento, studiare l'approccio giusto, scegliere in base a un ragionamento la mosca che può essere giusta, scartarne una, pensare che sia meglio l'altra, trovare la posizione, insomma tutto questo insieme con la fine, con il finalità, la cattura, penso che è la cosa più bella, più appagante, perché va a togliere veramente in questo caso, in questa particolare situazione, tutte le casualità. La cattura di quel temolo non può essere casuale in questo caso, e quindi è questa la gratificazione vera e propria del pescatore di temolo, secondo me.